Moschettieri del Re, perché Giovanni hai voluto fare Moschettieri del Re? Perché è un film di fantasia, è un film d'avventura, è un film romantico, è un film su quattro supereroi. Pier Francesco Favino che fa D'Artagnan, Athos, Rocco Papaleo, Aramis, Sergio Rubini e Valerio Mastandrea che fa Porthos. Lei potrebbe tentare di andare via, boh, e lui ci si mette davanti così. Ne ha tante Giovanni Folgorazioni, devo dire, ne ha continuamente. È un film d'avventura, ambizioso, pur essendo un film assolutamente popolare ed è anche una commedia. Ci sono tanti toni diversi all'interno di questo film, dalla cura che abbiamo avuto nelle scene d'azione. Mettiamo un obiettivo stretto e meniamo se come a scuola, dai. Qui è uno strano e unico miscuglio di realismo e fantasia. Sono tre moschettieri molto arrugginiti, mi ricordavo un Porthos molto ignorante, cattivo. Quando gli ho detto questo gli ho detto sì, ma lui è più magro perché è un alcolizzato. Molesto. E ho capito che non sarebbero stati tre moschettieri canonici. Fammi un altro. Sembra un pagliato. Pare un pagliato. Segui i trofei da sopra il camino. Potrebbero essere supereroi dei nostri giorni perché hanno le stesse manie, sono invincibili, sono immortali. Però tutto calato nel 600. La Francia del 1600, la grande Francia di Mazzarino, di Richelieu, il giovane Luigi XIV che comincia a far parlare di sé. Stop ragazzi, io non ce la faccio. Abbiamo dato un'impronta al 600 grossa, dura, sporca, sudicia. Si torna a fare un film italiano che può avere le caratteristiche che avevano il Brancaleone piuttosto che Non ci resta che piangere. Questa idea di metterlo in scena così realistico, così sporco, prototipo, potrebbe essere anche l'inizio di una saga. Oddio, è finito il vino! Alberto, me lo dici? Gli dici qualcosa? Giovanni è stato bravo a selezionarci, perché quando metti insieme un cast non devi pensare solo che le persone debbano assomigliare ai personaggi che devono interpretare, ma devi anche pensare che quelle persone devono trascorrere un periodo insieme. Credo che siamo quattro facce della stessa medaglia, anche se una medaglia ce n'ha due. Diciamo che io e Papaleo facciamo i bordi, cioè quelli, capito, che è più trovabile, non è proprio... Andare a vedere questo film a Natale perché ci può portare i propri bambini, i propri figli, perché è un film per tutti. Sono sicuro che andando a vedere questo film vi divertirete moltissimo. Anzi, mi sento di dirvi andatelo a vedere due volte.